Napoli-Marsiglia al San Paolo, prima giornata del girone di ritorno, poi ci sarà il Borussia Dortmund in Germania e l'Arsenal al San Paolo per chiudere questo girone di ferro. Si parte con Napoli, Borussia Dortmund e Arsenal a quota 6, Marsiglia a 0 punti. Solo sulla carta, partita facile, in Champions non ce ne sono, l'ha ribadito Benitez e anche Maggio che oggi hanno parlato qui a Castelvolturno in conferenza stampa. Quindi massima concentrazione, nessun pensiero in questa conferenza rivolto ovviamente alla partitissima di domenica prossima con la Juventus, perché ora bisogna essere concentrati sul grande appuntamento di Champions con l'Olympique Marsiglia, battuto due settimane fa in Francia grazie ai gol di Callejon e Zapata. Per quanto riguarda la formazione c'è qualche dubbio ovviamente per la difesa, l'unico potrebbe essere il rientro di Cannavaro, ma la possibilità che giochino Fernandez e Abiolla ancora è anche concreta. Sicuramente sulle corsie esterne, visti gli infortuni di Mesto e quello di Zuniga, ci saranno Maggio e Armero davanti a Reina. Per quanto riguarda la coppia centrale di centrocampo, Berami, Iller, ma Gemaili ha le sue chance, uno dei due potrebbe riposare in vista di Torino e potrebbe giocare Gemaili, che pure è comunque un giocatore affidabilissimo. Per l'attacco Mertens dovrebbe rientrare, ha giocato pochi minuti con il Catania sabato scorso, dubbio Callejon, Insigne, se vuole far riposare Callejon potrebbe giocare Insigne, Amsic e Higuain dovrebbero essere trequartiste prima punta, ma Pandev potrebbe prendere il posto di uno dei due, Zapata invece dovrebbe subentrare a gara in corso, quindi qualche dubbio che ovviamente scioglierà nelle prossime ore Benitez. Noi vedremo domani sera quali saranno state le scelte del tecnico che andiamo ad ascoltare insieme a Cristian Maggio. Cristian, nonostante tu sia anche il titolare della nazionale in una difesa a 4 come esterno destro, molti avevano perplessità sul fatto che tu dovevi cambiare posizione. Benitez in ritiro, il mister ci disse che lui non ne aveva, che era convinto che tu potevi giocare molto bene e fare molto bene anche la fase difensiva in questa linea 4. Come ti stai trovando? Ti senti sicuro? Hai acquisito immediatamente tutti gli automatismi per giocare questi poco di metri in meno, un po' più dietro? Devo essere sincero che mi trovo bene. Ecco, ho avuto la fortuna che in nazionale ripiego questo ruolo nel mio modo possibile e quindi me lo sono ritrovato qui a Napoli con un nuovo allenatore. Certo, l'inizio sicuramente non è stato facile, perché comunque da diversi anni giocavo con una difesa a 3, però a grandi linee non ho avuto grandissimi problemi. Sicuramente bisogna ancora crescere, bisogna capire ancora qualche movimento, soprattutto magari ecco, in fase difensiva. Però, ripeto, pensavo di avere ecco, più problemi nel club, però sto lavorando bene con i compagni e sto migliorando ecco, appunto, soprattutto la fase difensiva. Mister, processo di crescita che è evidentissimo ed è velocissimo, secondo te è alimentato dal fatto di essere in un girone che è il girone più importante di questa Champions e di potersi confrontare alla pari, perché la classifica lo dice, con una squadra che fa la Champions da 16 come l'Arsenal, un'altra che l'anno scorso ha fatto la finale come il Borussia Dortmund, un'altra come il Marsiglia che comunque è in una fascia più alta rispetto al Napoli, che ricordiamo è comunque una squadra di quarta fascia che sta facendo questo. Questo accelera secondo te questo processo di crescita, confrontare con formazioni di questo livello, o avresti preferito un girone più facile? Chiaramente avresti preferito un girone più facile, ma non si può cambiare, è meglio che sia adesso per mostrare il nostro livello, ma sempre la Champions per me, il gruppo è difficile, ma se tu vai avanti ha più tempo per preparare, soprattutto una squadra come questa che ha un allenatore nuovo, giocatori nuovi, e più facile se abbiamo più tempo. Non l'abbiamo e dobbiamo essere preparati per questa partita o per questo gruppo. Vediamo, non lo facciamo male oggi, vediamo dopo domani e come ho detto prima l'ultima partita sarà sicuro importantissima e sarà così fino alla fine. Vediamo se lo facciamo bene, siamo nel prossimo bombo calendario, come si dica. Sì, abbiamo fatto tanti numeri e dopo fare numeri abbiamo deciso che dobbiamo concentrarci nella partita del Marsiglia, vincere questa, vediamo che fanno loro e dopo facciamo numeri un'altra volta. Ma non è facile, con 12 si può
essere fuori, che non è normale. E credo che è importantissimo, no? La società lo ha detto, io lo dico un'altra volta, per i nostri tifosi rispettare le regole, perché è fondamentale giocare l'ultima partita. Se vinciamo, se non vinciamo questa, loro pareggiano, vince uno, vince l'altro, è lo stesso. L'ultima partita con l'Arsenal può essere decisiva per noi, importantissimo per noi avere lo stadio pieno di tifosi aiutando alla squadra. Il comportamento deve essere perfetto, come quasi sempre, e sarà un segnale che la società, le tifosi, tutti abbiamo cresciuto e sappiamo la nostra responsabilità. E io credo che una coesione è la chiave, l'equilibrio sempre ha bisogno di tempo. Una squadra come la nostra, che nella fase offensiva è pericolosa, ma nella fase difensiva lo sta facendo bene lo stesso, poteva dirsi che ha equilibrio, ma questa coesione, questo sapere che dobbiamo fare in ogni situazione in campo, ancora manca, è una questione di tempo. È chiaro che dobbiamo vincere, basta. Dopo, prima una partita si dice no, dobbiamo fare questo. Dobbiamo vincere la partita, e se dopo la partita va bene, vediamo. Ma chiaramente credo che sarà tra noi, tra le tre squadre, la differenza non conta troppo se contro il Marsiglia si fa uno meno o uno in più. Ma dico un'altra volta, la prima cosa, la priorità è vincere la partita e dopo facciamo i numeri. È diverso perché la Champions, un girone così, sono adesso 6 partite, no? Alla fine non è tanto. Il campionato sempre sono tante partite, tanti mesi che può avere infortuni e ancora un po' di tempo. Il girone, un mese, due mesi di un giocatore può fare la differenza. È più difficile sempre vincere il campionato, ma se parliamo di corto tempo, non so se è così, chiaramente la Champions, il girone è difficilissimo. Tutte e due sono difficili. È una squadra che ha qualità, le singoli sono giocatori di buon livello, fisicamente è una squadra forte. Adesso le manca un po' di fiducia in se stessi, ma sicuro che sono pericolosi.